Durante il tour di Contatti, il mio disco precedente nel 2009, ho cominciato a scrivere i primi brani che sarebbero entrati nel disco nuovo. Avevo intenzione di cambiare prospettive rispetto a Contatti e affrontare delle tematiche molto più personali, quindi alzare di più la mia temperatura interna piuttosto che guardare il mondo e osservare i comportamenti delle persone, cose che ho analizzato di più nel disco precedente. Durante la lavorazione ho cominciato a mettere giù su carta qualche titolo e volevo, a differenza di Contatti, anche lì dare un titolo, qualcosa di diverso. Tra i vari titoli che avevo scritto ho scelto Nuovi rimedi per la miopia. Il vedere, la visione è una cosa che già in altri brani, in altri titoli di canzoni avevo utilizzato, tipo Sguardo contemporaneo. Insomma, la visione è una cosa che mi è sempre interessata. Alla fine questo titolo mi ha dato anche la possibilità di avere anche un significato più ampio, come se fosse un nuovo tentativo per vivere meglio, essendo per me la musica e l'arte in generale un tentativo di vivere meglio la mia vita. Il singolo del disco nuovo si chiama I miei occhi vedono, è una canzone d'amore che ha un taglio anche più tradizionale rispetto ai brani che ho scritto precedentemente. Un brano anche un po' inedito per la produzione di Bugo. La canzone l'ho scritta per mia moglie. Nel 2010, mentre stavo registrando l'album, il regista Francesco Lagi mi ha telefonato. Mi ha detto: Bugo, vorrei affidarti tutte le musiche del film e farti fare una parte. Sono uno dei militari che partecipano a questa missione di pace, così si chiama il film. Una missione di pace capitanata da Silvio Orlando. Tra questi militari siamo in cinque, tra questi militari c'è anche Alba Rovacker. È stata un'esperienza molto divertente e anche molto leggera. Più volte il regista mi ha detto: sei stato fortunato, il clima sul set era molto bello, al tempo stesso professionale ma divertente. Il regista mi ha proposto come brano portante del film quello che poi sarebbe diventato I miei occhi vedono, il mio primo singolo dell'album. Ho composto tutti i brani strumentali del film, abbiamo scelto inoltre alcune canzoni del mio repertorio casalingo, Che diritto su di te, Gelle, La caffettiera, che sono state inserite nel film come base musicale. Nel film, inoltre, suono due dei miei brani dal vivo con la chitarra acustica. Il tour, sto facendo il tour. Il tour sarà decisamente più rock rispetto al tour di Contatti. Ci saranno anche delle incursioni di musica elettronica, qualcosa anche di folk, insomma. Come l'album, non voglio pormi dei limiti sul genere. Quindi vi aspetto.